Io non ho parole, ma come cazzo si fa? Come cazzo si fa, cazzo? Il Venezia ha fatto schifo. Il Venezia ha fatto schifo e noi siamo inguardabili, siamo vergognosi. Pensate a quanto cazzo ha fatto schifo il Venezia. Non sono stati neanche in grado di farci 5 gol perché 5 sono i gol che ci meritavamo, Belin. 5 ce li meritavamo. Lo zero assoluto. Io non so neanche. Non so neanche da che cazzo di parte girarmi, da dove iniziare. Vi chiedo solo una cortesia, visto che già mi sta venendo un infarto, perché sono furibondo, solo furibondo, cazzo! A few moments later. Mettete almeno un like al video e sostenete almeno il canale. Assurdo, ragazzi, mi sta venendo un infarto. La peggior partita in 2 anni, la peggiore. Non salvo niente, nessuno, 1-0 totale. Non so neanche che cosa dirvi, da che parte iniziare per farvi capire che partita sia stata per chi non l'ha vista. Non so davvero da dove iniziare. Forse guardate, per la prima volta, l'unico che ho visto impegnarsi un pochettino, ha fatto le sue sbavature, è stato De Winter. L'unico. Non do la sufficienza assolutamente a nessuno, ma l'unico. Gollini bene sul rigore, benissimo sul rigore, strepitoso sul rigore, ma quella cazzo di palla, tutta la difesa, Gollini compreso. Ma dove cazzo è l'attenzione? Dov'è l'attenzione, Belin? Dov'è, cazzo? Vi pagano fior di milioni! Fior di milioni, cazzo! Non puoi prendere un gol così, non puoi! Dovevamo prenderne 5, dovevamo prenderne. Pensate voi quanto ha fatto schifo il Venezia, che non ne ha fatti 5. Pensate voi, pensate voi. Ma poi non facciamo un passaggio di fila. Badel, basta, Badel, basta, Badel, basta! Non si può vedere, basta! E ringraziamo che Frendrup sembra Iron Man. Ringraziamo solo quello, Beni. Ci manca solo che capiti qualcosa a Frendrup. Ci manca solo quello. Sto sudando l'anima. Parliamo di una cosa invece che volevo parlare, perché non mi voglio incazzare, perché non ho nient'altro in più di questo da dire. Speriamo veramente. Io Malinowski l'ho sentito fare un urlo lancinante, la cosa che mi preoccupa di più. Adesso mi informerò. La partita è appena finita da un minuto. Speriamo veramente che non sia qualcosa che si porti avanti 6 mesi. Io non riesco a capire, anche Ekuban che si ritoccava. Siamo corti, siamo stramaledettamente corti. Entrano in campo che non hanno neanche ripreso la forma al 100% e si fanno male di nuovo perché siamo stramaledettamente corti. Non do giustificazione a Gilardino neanche oggi, non gliele do. Non gliele do assolutamente, perché la squadra era messa male in campo, addirittura peggio di quella vecchia partita con Lecce. E io che l'altro giorno in live vi ho detto, ve la ricordate quella partita di merda con Lecce? Da allora con la Roma abbiamo ripreso poi un buon percorso, un cazzo proprio. Verona, Venezia, li diamo noi i punti a queste squadre qua. Glieli daremo noi. E poi se non c'è Messias, non c'è fantasia, non c'è nulla. Nulla, zero, zero di zero, non salvo niente a nessuno, sono incazzato nero, uno scempio, due dita negli occhi sono meglio, raga, sono meglio della partita che ho visto oggi. Non ho molto altro da dire, complimenti al Venezia che se l'è meritato, i nostri rigori potevano essere discutibili, ma rivedendoli, secondo me, Marchetti ha fatto la scelta corretta, il secondo era rigore, ma era fuori gioco purtroppo. Rigore del Venezia c'era, il rigore del Venezia c'era, bisogna dirlo, onore al Venezia, due bei gol, noi zero, uno scempio, una vergogna, la peggior partita in 2 anni. Io spero vivamente che per mercoledì questa gente che prende fior di milioni si svegli, cazzo, svegliatevi! Perché non è possibile! Non ce lo meritiamo neanche una roba del genere. A me piace giocare a calcio, mi piace anche perdere quando si gioca a calcio, perché ci sta, c'è anche l'avversario. Ma non così, non in questo modo. Così è una vergogna.